d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, no, tu non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Devo lanciarla fuori. Tristi. Con la noia. No, siamo tristi. Perché non sappiamo più cos'è l'amore. Stiamo andando a Livorno. Stiamo andando al Nerd Cultura Day. Sì. Che è praticamente la festa che organizza Dario Moccia per coprire lo spaccio di cocaina in tutto il... Dario Moccia per tutto lo spaccio che deve fare di eroina e cocaina nel giro delle cose salvette. Perché ricordiamo che Livorno è la capitale mondiale dell'eroina. Beh, io vorrei ringraziare pubblicamente la mamma di Tiziano Sclavi, perché altrimenti non avremmo avuto Dylan Dog. E io non sarei qua a fare un film ispirato a Dylan Dog, se non l'avete visto. Certo, devi dire Dylan Dog e devi dire ispirato. Ma anche tipo, se so parlare col giornalaio, mi dà quel fumetto ispirato. A parte la mamma di Tiziano Sclavi, voglio ringraziare la mamma di Stefano Serra. Allora, no, veramente, sono arrivato a casa, io avevo fame. Fai gli spaghetti, ecco. Esatto, eravamo pronti per andare in un autogrill brutto per farmi mangiare. Invece mi ha fatto fuori una forma due etti di pasta con cacio e ricotta. Finito poi dice, adesso andiamo. No, formagella. Formagella calabrese che ti rende tutta bella. Allora, dice, okay, basta. No, ti do la birra perché così no, come fai a ubriacare? I'd like to say to you, but I don't know how. I hear the drums echoing tonight. No. Abbiamo detto no. Che dobbiamo scendere? Prima sosta, mi sembra, dopo un quarto d'ora. C'è cuor di mela. Noi siamo in Cool and the Game. Andiamo a prendere l'acqua. Perché anche noi beviamo. Guarda laggiù, dove neanche il sole brilla. Ma ci sei anche tu? No, è giusto. Ciao. Giusto documentare l'after party. Fatto di campane. Sta in campana. Fatto di campane, di dormite in macchina e di tiki. Buongiorno. Abbiamo svegliato, va? Buongiorno. Non è un peccazzo caduto che dorme. Fammi svegliare il Claudio. Lo sapete, è un grisbe. E quindi niente, ho dormito per terra, allora hanno dormito in macchina, è stato... Il cappello più brutto del mondo presenta... Una foglia di banana. Il cappello più brutto del mondo. Ma perché non ha... Con il cappello più brutto del mondo. Sembra un paralume. È un messicano coglione. Il cappello più brutto del mondo. Con il cappello più brutto del mondo indossato da Beppe Fiorello. Cesco, qual è la storia dell'invenzione dell'autogrill? Allora, l'autogrill nasce perché un ragazzo che amava i Beatles, tra l'altro. Era e comunque. Che è già una cosa strana, perché facciamo una piccola parentesi. Invece lui, Gianni Morandi, proprio perché è. Lui è bipartisan. Esatto, bipartisan. No, cazzo. Esatto. Che possibile ne dica, che uno che ne dica Luca Bizzarri. Esatto. E veniva dagli Stati Uniti d'America. Ok. E questa persona faceva molti spostamenti nella sua vita. Okay. E però aveva degli attacchi, dei grossi attacchi di fame durante questi tragitti. Si fermò e aprì lo sportello e gli cadde un panino. E ripartì. Quello dietro, noi stiamo parlando di quello dietro. Perché lui...
Ammazza. È come Zuckerberg, capito? È un'invenzione di derivazione. È un'invenzione di derivazione. Quello che stava dietro, che si è fermato perché brucia la fama, ha trovato il panino e ha fatto: ma pensate se trovassimo sempre panini in mezzo alla strada. Magari non per terra. Sarei pure disposto a pagare. Pagare se non fossero per terra. Se non fossero per terra. Quindi il problema è che il sapore dei panini di per terra e quelli dell'autogrill è lo stesso. Ma quello è per mantenere l'originale, sai? L'origine quello, della... perché è la tradizione. Ma mai. Anzi, no, è drop. Drop. Bravo! Ci sembra giusto fermarci in questo momento, che abbiamo appena fatto trascorrere delle ore. Sì, ce l'ho pronto questo cappello alla mannarino. Sì. Hanno il market toast. Questo è un super cazzo incredibile.